Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 26 marzo 2022, San Emanuele, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Alle 2 della notte che verrà dovremo spostare in avanti le lancette di un'ora. Scatta l'ora legale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'allentamento delle misure di contrasto all'epidemia. Dal 1 aprile l'obbligo del Green Pass non servirà più. Servirà quello base per entrare allo stadio, la cui capienza torna al 100%. Stessa cosa per andare in discoteca o per partecipare ad un concerto all'aperto. Stop al Green Pass sui mezzi pubblici, ma non su quelli a lunga percorrenza. In questo caso rimarrà in vigore l'obbligo di esibire il Green Pass fino al 30 di aprile. Nuove regole per la quarantena. Abolito l'obbligo dell'isolamento per chi entra in contatto con un soggetto positivo. Resta invece in vigore la clausura per i contagiati. Dal 1 maggio addio completo alla carta verde e, se le cose non precipiteranno, alle mascherine al chiuso, il cui obbligo è stato prorogato al 30 aprile. Il Green Pass rafforzato rimarrà obbligatorio fino al 31 dicembre solo per entrare in ospedale e nelle residenze per anziani. Ieri, serata di debutto del Circus Atmosphere presso il Foro Boario, il primo circo con animali olografici, con ottimi ed eccellenti acrobati, ballerini, pattinatori maghi e clown. Una serata incancellabile e avvincente da non perdere. Quest'oggi spettacoli alle 17 e alle 20. Il servizio. Debutta questa sera il Circus Atmosphere, che è stato pubblicizzato anche dal TG5, che è una novità nel campo ormai millenario del circo. In che senso è una novità? Lo chiediamo a Gianfranco Delle Rose. È una novità perché mi allaccio al fatto di essere millenario. Noi ci rifacciamo all'antica Grecia, quando nacque ad Olimpia che cosa? Le Olimpiadi, dove dimostravano tutti di essere un tantino più in là del normale. È così che nasce, no? Le Olimpiadi. Poi, quando arrivò in Roma, si aggiunsero gli animali e quello è stata la caratteristica del circo tradizionale. Loro, che non volevano discostarsi molto dal circo tradizionale, hanno fatto uno spettacolo particolare perché è pieno di acrobazie, ci sta quello che è il classico del circo, il trapezio, i giocolieri, le grandi magie, ma gli animali pure. In che modo? Sono proiettati, sono degli ologrammi. Quindi, per mantenere questo cordone ombelicale con la tradizione, gli animali li facciamo vedere con le proiezioni, ma tutto però è condito dalla bravura e dalla bellezza di questi giovanissimi artisti, ma tanto bravi. A proposito di bravura e di bellezza, la nostra Melanie, che è anche direttrice del circo, in che cosa si esibirà e qual è la sua specialità? Vabbè, forse è meglio dire in che cosa non fa. Lei non vende le patatine, per esempio, ecco, nel circo, però tutto il resto lei riesce a farlo. È una grande artista e questa è anche la tradizione dei circhi tradizionali, cioè quella che portano i loro figli, i figli di chi nasce nel circo, ad essere dei completi. Quanti anni ha la nostra Mele? Ho 19 anni. E da quanti anni che pratica, che si esercita per poter lavorare nel circo? Mi alleno da piccolissima, non ho mai smesso di allenarmi. Posso dire da 11 anni, ma continuo tuttora e spero di continuare per tanto tempo ancora. Quante ore al giorno bisogna mantenersi in esercizio per poter avere la forma fisica e la capacità necessaria per svolgere questo lavoro? Più o meno ci alleniamo 2 ore al giorno e per poter anche avere le forze di fare gli spettacoli. Una cosa bella è la folla che sta partecipando a questo spettacolo, ancorché sia venerdì sera. È una cosa molto bella perché c'è voglia di fare qualcosa di nuovo, voglia di riprendere questa tradizione dopo i mesi, gli anni addirittura che siete stati costretti a essere fermi per via della pandemia. Il circo è stato uno dei settori più colpiti in assoluto e di quelli forse quello meno aiutato in assoluto nel campo dello spettacolo. Come vedete quindi tutta questa gente attorno a voi?
come la vediamo. Ha detto tutto lui, che cosa mi rimane da dire? È proprio vero, sono stati 3 anni di sofferenza, ma si è fatta con dignità, come solo le persone del circo sanno fare, perché la sofferenza è impregnata nel sangue, nel DNA della gente del circo. Per noi niente è facile. Considerate una cosa semplicissima: voi entrate nelle vostre case e che cosa fate? Accendete la luce, oppure aprite il rubinetto dell'acqua, oppure vi riscaldate qualcosa con il gas. Tutto questo una carovana del circo deve attaccarlo, cioè le utenze le deve attaccare, quindi questo per essere banali, insomma. E allora il sacrificio è nel DNA del circo. Noi ci siamo sacrificati, per 3 anni abbiamo sofferto, ed essere qui a Ostuni non è soltanto un onore, essere in questa perla della Puglia, ma è anche un gran piacere vedere che Ostuni ha compreso bene che tipo di spettacolo stiamo portando. Il forum della società civile, attraverso un comunicato stampa, fa sapere che 350 cittadini hanno sottoscritto una petizione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione del santuario di San Biagio. Nei prossimi giorni si potrà continuare a sottoscrivere la stessa sotto forma di istanza, senza bisogno di autentica delle firme, firmando sui moduli che saranno distribuiti nelle parrocchie e nelle scuole. Il bollettino di ieri registra 7.842 contagi in Puglia e 14 decessi, nonché 674 casi Covid nella nostra provincia, mentre presso il nostro ospedale Covid sono ricoverati 8 pazienti in pneumologia e 18 in medicina interna. Prossimi al matrimonio Sonia e Alfredo. Felicitazioni ai futuri sposi. Si è spenta all'età di 94 anni Maria Carmela Mola. La celebrazione sequiale oggi alle 10 nella parrocchia dei Santi Medici. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Corsa effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo: giornata improntata al tempo stabile con ampi spazi soleggiati e nuvolosità alta e stratiforme di passaggio. Venti deboli dai quadranti sud orientali, mari poco mossi. Citazione odierna: per meritare le grandi cose bisogna aver fatto bene le piccole. Grazie e un arrivederci alla prossima edizione.